Campanello, arrivo! Pronto? Non è aperto! Anche tu tendi a distrarti facilmente per qualunque cosa. Notifiche, attacchi di fame improvvisa, il gatto, il cane, tuoi o di qualcun altro. Se la risposta è sì, allora io e te siamo molto simili. Concentrarci di questi tempi soprattutto è una delle cose più difficili. Guardati intorno, c'è sempre qualcosa pronta ad interromperci. Certo, possiamo incolpare telefono, fame, cani e gatti, ma sarebbe una scelta da pappamolli. Sei d'accordo? Sappiamo bene che nulla di tutto questo può interromperci senza il nostro consenso. Ogni volta che ci lasciamo distrarre, siamo noi che stiamo dando il permesso a qualcosa di entrare nella nostra mente e disperdere il nostro focus. Cosa possiamo fare allora per migliorare la nostra capacità di concentrazione? Nel video di oggi condivido con te due cose che cerco di fare quando la mia testa sta per esplodere letteralmente e non riesco a concentrarmi. Non sempre sono diligente nel metterle in pratica, ma quando ci riesco, la mia giornata cambia da così a così. La prima cosa, disegno una nuvola su un foglio, davvero, e ci scrivo dentro tutte le preoccupazioni che non vogliono lasciarmi in pace. Quindi esco a fare due passi, anche solo per qualche minuto, e immagino che la nuvoletta nel frattempo si porti via tutto. Scrivere su un foglio quello che ci preoccupa crea uno spazio fra noi e le nostre preoccupazioni. E quando creiamo spazio ci rendiamo conto che forse non sono poi così spaventose come sembrano. Scrivere ci aiuta a mettere le cose in prospettiva, che a sua volta ci aiuta a trovare nuove soluzioni per affrontare ogni sfida. Ora, quando scrivi quello che ti preoccupa, ci sono alcune regole da seguire. La prima, scrivi a penna, non su computer. La seconda, metti un timer a 5 minuti e non smettere di scrivere fino a quando suona. Una volta finito, e questa è la terza regola, è probabile che tu ti accorga che le ultime righe che hai scritto hanno un tono molto diverso dalle prime con cui sei partito. Quindi osserva, provare per credere. Scrivere nero su bianco quello che ci preoccupa ci aiuta a cambiare la prospettiva da cui guardiamo il problema e con lei anche il nostro atteggiamento nel provare a risolverlo. La seconda cosa che provo a fare quando non riesco a concentrarmi è disconnettermi. Niente paura, non sto parlando di rinchiudere il tuo telefono in una cassetta di sicurezza e buttare via la chiave, anche se forse ci farebbe bene farlo di tanto in tanto. Ma no, parlo solo di ridurre il tempo che ci passiamo davanti. Ci sono vari modi per farlo. Ariana Huffington suggerisce di fare una lista di attività sacre che ci piacciono e che potremmo sostituire allo scrollare infinito sul nostro smartphone. Ad esempio, suonare la chitarra, lavorare a maglia, scrivere, passeggiare. È ideale, si tratti di un'attività che ci consente di muoverci mentre rilassiamo la mente. Queste attività sacre non solo ti faranno dimenticare del telefono, ma ti aiuteranno ad individuare nuove potenziali soluzioni ad eventuali problemi, semplicemente perché smettiamo di pensarci. Qualunque cosa tu faccia, ogni giorno porterà con sé una nuova piccola o grande sfida. Il nostro successo dipende semplicemente da come scegliamo di affrontare queste sfide e prenderci cura di noi stessi, della nostra mente, in primis, è ancora più importante del nostro livello di intelligenza per riuscirci. Naturalmente fare queste due cose è un inizio, da solo non basta per recuperare il nostro focus, soprattutto in un mondo come il nostro, ormai dipendente dalla distrazione. Ecco perché in collaborazione con Audible sta per uscire un nuovissimo podcast che abbiamo chiamato Super Focus. Il nome dice già tutto, ma lascia che ti spieghi di che cosa si tratta in pochi secondi. Immagina ci sia un conto in banca che ogni mattina ti saluta accreditandoti 86.400 euro. L'unica pecca è che il conto non trasferisce questa cifra da un giorno all'altro. Così la parte di denaro che non sei riuscito ad utilizzare sparisce ogni sera. Ognuno di noi ha questo conto in banca, che ogni giorno ci regala 86.400 euro. 400 secondi. Ogni notte si resetta mentre tutto quello che non è stato utilizzato durante il giorno si annulla. Investire bene questo tempo. Abbiamo già visto che non è impresa facile. Riuscirci infatti dipende dal nostro stato mentale ed emotivo, ma anche dagli strumenti di cui disponiamo e dalle nostre effettive capacità di metterli in pratica. Che tu sia un lavoratore indipendente, un imprenditore, un creativo, un impiegato che vuole crescere in azienda, uno studente o una mamma a tutto fare, Super Focus ti guiderà in 12 appuntamenti alla scoperta dell'approccio pratico per imparare a dare il massimo nel lavoro e nella vita senza perdere la motivazione e naturalmente senza perdere la testa. Trovi il link per accedere al podcast qui sotto al video. Mi raccomando, dacci un'occhiata e fammi sapere che cosa ne pensi.
Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce.